Salve Decano, sei arrivata la vittoria che tutti aspettavano. In una conferenza stampa mi aveva detto quanto potessero essere determinanti le palle inattive. Al netto del gioco che comunque ha creato il Catania, a decidere questa partita sono state proprio le palle inattive. Sì, è vero, perché le palle inattive fanno parte di una gara, ma sarebbe riduttivo fermarsi alle palle inattive, perché il Catania è stato in campo, ha costruito con equilibrio, ha costruito azioni, ha creato altre occasioni, quindi ha legittimato assolutamente la sua vittoria. È stata determinata e brava nel cercarla e nel difenderla. Guardando il risultato finale, il Catania non è mai riuscito a fare due gol, ha trovato tre punti e adesso si trova a due lunghezze sole dalla salvezza. Qual è il dato che la conforti unicamente a aver ritrovato anche il gol del centravanti? Il dato che mi conforta di più. Ma per quanto tempo io vi ho chiesto e vi ho detto che Catania aveva bisogno di ritrovare la sua squadra e i suoi giocatori migliori che per lungo tempo erano stati fuori. E la partita di oggi, la prestazione di certi giocatori, è solo la dimostrazione di quanto fossero vere le mie parole, perché il calcio è fatto dai calciatori, c'è solo la necessità di averli nelle migliori condizioni, ognuno nel proprio ruolo. Quando si è costretti invece ad inventare o a cercare di fare, di arrampicarsi sugli specchi per mettere in campo una situazione, una formazione razionale, diventa sempre tutto più difficile. Questa è la dimostrazione e credo l'evidenza della gara di oggi, il succo della gara. Chiaramente con i suoi migliori calciatori in campo, comunque con la sua rosa al completo e nelle migliori condizioni, il Catania è nella condizione di fare un campionato diverso, comunque di poter lottare e di avere grandi speranze per salvarsi. Buonasera mister, al 57esimo Alvarez ha fatto uno scatto formidabile, rientrando si è accasciato a terra e è stato sostituito per infortunio. Si sa già qualcosa a livello muscolare o meno? Ma guardi, io pensavo fosse per i crampi, per la tensione nervosa, quindi non l'ho visto, non so che cosa possa essere. Se è qualcosa, credo che non sia nulla di grave, probabilmente si verificheranno, si daranno le verifiche nei prossimi giorni. Mister, al di là del recupero di alcuni uomini importanti nelle scorse settimane. Ma perché al di là del recupero? Ma lo immagina quanto è importante avere dei giocatori, quanto è importante avere un attaccante che sia un attaccante per la capacità di saper tenere la palla, di fare reparto, eccetera. Perché dite al di là? Questo è fondamentale, il calcio è fatto di queste cose, non ci inventiamo niente nessuno. No, intendevo dire scorse. Si è parlato nelle scorse settimane anche dell'approccio da impiegare in ogni singola partita. Oggi è riconosciuto finalmente la squadra in grado di calarsi nei nuovi panni che il campionato le richiede. Scusi, allora avevo fatto bene a rispondere, ad anticipare la risposta. Anche prima i ragazzi si sono sempre impegnati. Cosa posso dire? Cosa posso rimproverare a Leto, per esempio, che ha giocato, ha dovuto giocare in un ruolo non suo? L'ha fatto per le necessità che avevamo, a lui come a tanti altri giocatori. Noi abbiamo avuto momenti in cui fuori avevamo 9 titolari, ma 9 titolari da formazione base. E tenga conto che questa squadra mancano ancora dei giocatori come Bellucci, come Almiron, che non sono per noi poca cosa. Quindi, oltre a loro, essendo mancati o altri non in buone condizioni, non ci si poteva aspettare miracoli. Quello che hanno fatto è stato encomiabile, purtroppo non ha dato risultati positivi sul piano pratico, ma è servito per tenere comunque viva la speranza e compatto l'ambiente intorno alla squadra. Ci ha fatto riscoprire dei ragazzi che quando ci sarà bisogno potranno dare il loro contributo, ma la maggiore
consapevolezza, una maggiore fiducia è il recupero dei giocatori che fanno parte del gruppo dei titolari, perché quel gruppo con quella forza, con questa determinazione, con questo pubblico, il Catania non può retrocedere e non deve retrocedere e non retrocederà. Parliamo del reinserimento di Lodi allora, al di là della qualità naturalmente che questo giocatore fornisce, c'è già un po' il Catania, dei calci piazzati, anche permesso. Faccia conto che è stato un giocatore che viene da un lungo infortunio e che ha recuperato, perché è come se non se ne fosse mai andato, perché i compagni li conosce e noi abbiamo cambiato poco, era inserito negli schemi del Palle Inattive, tant'è che andava a Bari, non abbiamo fatto altro che ripristinare grazie anche a lui. Permesso di sgravare gli altri centrocampisti anche di alcuni compiti? No, la sua maggiore esperienza magari ci è servita, e anche la conoscenza dei compagni ci è servita per gestire meglio le palle in uscita nella fase di possesso, quando riconquistavamo palla, quindi una migliore gestione della palla ci ha dato la possibilità di organizzare anche meglio la manovra di attacco prima, e per le grandi assenze, le tante assenze, magari spesso sbagliavamo dei passaggi anche per l'apprensione, per la situazione di classifica. Naturalmente lui è un giocatore più esperto, aveva un maggiore entusiasmo e quindi certamente ha potuto fare meglio, ha potuto far sentire il peso della sua qualità. Buonasera. Buonasera. Si aspetta l'arrivo di un attaccante per aiutare Bergessio? Guardi, io di mercato non so assolutamente nulla, queste cose le organizza la società e le fa Cosentino, quindi dovete chiedere a lui quello che può essere necessario. Per quanto mi riguarda, io spero solo di recuperare quanto prima Almiron e Bellucci. Buonasera, tornando un attimo all'inserimento di Lodi, no? Al di là del fatto che ancora Almiron, per esempio, una pedina fondamentale di questo centrocampo, non sia stato recuperato, lo stesso Izzo ancora non è certo al 100%. Mi fa piacere che lei lo abbia detto. Ecco, il fatto che sia stato inserito un giocatore come Lodi, che come ha detto giustamente lei, era forse la soluzione più logica, è d'accordo con me? Assolutamente sì. Perché mi sembra che oggi abbia dato sia in fase di proposizione che anche di interdizione. Assolutamente. Comunque, sì, la sua esperienza, per la sua capacità di leggere le situazioni, perché nel calcio non c'è bisogno di essere fisicamente o basta saper leggere le situazioni, anticipare l'avversario, chiudere le traiettorie, anche questo significa saper difendere e lui lo sa fare molto molto bene. Grazie. Ok, finicchia. Mister, l'ultima domanda. Per quanto riguarda l'inserimento invece di Rolin, ecco, io ho visto che comunque si è impegnato abbastanza bene. Quanto può essere importante il suo impegno continuo all'interno della squadra? Guardi, quando si fa parte di un gruppo, credo che Rolin faccia parte di questo gruppo da parecchio, contano le presenze, pochissime sono le volte in cui è stato fuori da quando sono io qui, saranno state per ragioni o fisiche o di opportunità. Oggi era fuori le grottaglie, in altre circostanze è toccato a lui. I calciatori sarebbe sempre meglio averli sani e disponibili, poi dopo c'è spazio sempre per tutti. Guarda mister, sì. Penso che d'accordo nel dire che adesso questa forza, questa determinazione si deve tramutare in continuità di risultati, soprattutto per restare in corsa. Non c'è dubbio, è così. Sacrosanto, io dico, penso che il recupero dei calciatori con la consapevolezza di quella che è la situazione, anche da parte loro, questo impegno c'è stato prima, c'è stato oggi e ci sarà, perché poi non basta
possiamo solo dire che siccome la squadra è forte veniamo fuori da qualsiasi situazione, no, la squadra è forte però lo deve dimostrare sul campo come ha fatto oggi, lo deve dimostrare ogni gara. Questi i presupposti ci sono e io ho fiducia che si continui così. Le chiedo qual era l'umore suo e della squadra prima di questa partita e quale invece dopo? Esattamente lo stesso, perché eravamo consapevoli che questa poteva ed era una partita importantissima. Abbiamo solo avuto la dimostrazione che siamo in grado di potercela fare e quindi sappiamo però che siamo ancora ultimi in classifica e sappiamo che tutte le altre partite le dovremo affrontare con questo spirito. Non abbiamo avuto gesti di euforia perché non siamo fuori da loro, insomma. Mister, adesso la trasferta di Bergamo che chiuderà il girone d'andata. Sicuramente fuori casa bisognerà fare comunque qualcosa rispetto a quanto è avvenuto fino a questo momento. Beh, guardi, abbiamo perso così tante partite e abbiamo vinto così poche volte che prima di pensare alla partita di Bergamo mi lasci godere questa bella vittoria, visto che sono tutte le settimane sempre a dire le stesse cose, eccetera, eccetera. Quindi per la partita di Bergamo parliamo in settimana. Scusi. Grazie. Buona domenica a tutti.